Buona giornata a tutti. Io sono Claudio Simeoni che, come ogni giovedì a quest'ora, manda in onda la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Abbiamo cominciato un po' in ritardo perché Mario ha continuato un pochino per finire il discorso che aveva intrapreso. Niente, allora cominciamo questo. Dall'onda di Radio Gamma su 94 FM. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera e lavoro in collaborazione con l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Siamo in diretta in questo momento. Vorrei continuare il discorso fatto oggi pomeriggio che devo finire per la Roberta. Dicendo questo, che stiamo preparando un nuovo ciclo di trasmissioni che prenderanno in considerazione alcuni sistemi pagani abbastanza. Scusate un attimo. Alcuni sistemi pagani abbastanza semplici, prenderemo solo tipo sistema pagano basco, urrita, adesso devo studiarli un pochino, in cui ci serviranno per riuscire a far capire come funziona il paganesimo, che cos'è il paganesimo, perché in certe situazioni viene sconfitto e perché ci sono alcune trasformazioni. Per cui faremo contenta la nostra amica Roberta e faremo contento anche il nostro amico Francesco, che è stanco di sentire parlare di stregoneria e preferisce parlare di paganesimo. Le due cose vanno a braccetto, ma hanno delle distinzioni molto importanti fra le due. E in questa parte della trasmissione vado avanti leggendo il libro dell'Anticristo. E questa volta leggerò l'ultimo capitolo del Vangelo dell'Anticristo, parlando dell'Anticristo in sé. Già l'altra volta avevo tentato di leggere questo paragrafo, però non c'ero riuscito. E inoltre sono stato accusato di essere molto veloce nel leggere e di rendere incomprensibile spesso quello che leggo. Cercherò di leggerlo un po' più lentamente. Dal momento che però questa lettura non prenderà tutta l'ora e tre quarti d'ora che ci è rimasta di trasmissione, farò un riassunto dei paragrafi precedenti di cui abbiamo parlato. L'Anticristo. I nomi, come ogni nome, sono convenzioni. In questo caso, questo nome assume un significato attraverso un concatenamento di condizioni storiche. Gli esseri, spacciatisi per dei creatori, consolidarono il proprio dominio sulla specie umana attraverso una continua modificazione della struttura impositiva, del modo di apparire e della forma assunta. La fase attuale ebbe origine un paio di migliaia di anni or sono, circa, quando gli esseri, autospacciatisi per Dio Creatore, utilizzarono per i propri scopi un tale Gesù, detto dai greci Christos. Questo fu il loro capolavoro. Questo individuo venne giustiziato per un tentativo di colpo di Stato. Ciao Mario. Tentativo di colpo di Stato realizzato attraverso un'operazione di occupazione ed egemonizzazione del Tempio di Gerusalemme, spacciandosi per figlio del Dio di Israele. Tale Gesù era il nemico numero uno della vita. Probabilmente nessuno può dire come egli fosse realmente, ma la descrizione evangelica coincide con il modo di essere di molti matti ispirati da qualche dio, anche oggi in circolazione e, secondo Celso, molto comuni a quei tempi in Palestina. Non importa come egli fu, importa come egli fu descritto, importa come tale descrizione, attraverso l'uso delle armi, degli eserciti e stragi nei quattro angoli del globo, provocò e provoca il blocco del flusso di energia vitale nella specie umana. Quella descrizione alimenta il vuoto nel deserto sahariano. Quella descrizione distrugge la vita. Ci fu chi descrisse il Cristo in questi termini. Questo lieto messaggero morì come visse, come aveva insegnato, non per redimere gli uomini, ma per indicare come si deve vivere.
La pratica della vita è ciò che ha lasciato in eredità gli uomini, il suo contegno dinanzi ai giudici, agli sbirri, agli accusatori e ad ogni specie di calunnia e di scherno, il suo contegno sulla croce. Egli non esiste, non difende il suo diritto, non fa un passo per allontanare da sé il punto estremo, anzi fa qualcosa di più, lo provoca e prega, soffre, ama con loro, in coloro che gli fanno del male. Le parole rivolte al ladrone sulla croce racchiudono in sé tutto il Vangelo. Questo in verità è stato un uomo divino, un figlio di Dio, dice il ladrone. Se tu lo senti, risponde il Redentore, tu sei in paradiso, anche tu sei figlio di Dio. Non difendersi, non sdegnarsi, non attribuire responsabilità, ma neppure resistere al malvagio, amarlo. Questo è di Nietzsche, È una descrizione precisa delle finalità del Vangelo di Giovanni, del suo insegnamento, del suo fine, trasformare gli esseri umani a propria immagine e somiglianza, dividere la specie umana in incubi e succubi, carne da macello, bestie per la produzione di energia vitale stagnata. Non c'è soggettività in lui, non c'è progetto manifesto in lui, non c'è dinamicità in lui, non è infame, non è eroe, non scappa e non combatte, non protegge qualche cosa o qualcuno, non si chiede il perché delle cose, egli è nulla. Succhiate da me tutta l'energia vitale stagnata che volete, finché posso ne produrrò ancora. Questa è l'obbedienza di Gesù al suo Dio, questo è l'esempio indicato dalle chiese cristiane nel mondo, questa è l'immagine sulla quale l'era attuale ha appiattito il divenire della specie umana. L'immagine è stata di volta in volta modificata, mettendone in rilievo aspetti specifici per un unico fine, controllare ed ampliare l'allevamento delle bestie, mantenendone il controllo al variare delle condizioni oggettive. Egli fu il figlio dell'uomo, la prima bestia di tutte le bestie, e il primo fornitore di energia vitale stagnata, aderente alla nuova descrizione, con la quale i soliti dei si apprestavano a condizionare e dominare la specie umana. Lui cacciò i mercanti dal tempio, ed ecco come un gesto volto a distruggere la libertà nel quotidiano degli esseri umani, una specifica libertà in uno specifico quotidiano, viene esaltato ed enfatizzato come un atto positivo dei suoi preti. Quale eroe! Voi dovete obbedire e accettare in silenzio, perché è più facile che un cammello, inteso come l'essere cammello, passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Non anelate al benessere, obbedite e zitti. Mentre si moriva di obbedienza, gli dèi di costoro succhiavano energia vitale stagnata che la costrizione e l'obbedienza imposta produceva. Scusate. Poi furono le crociate contro gli infedeli. Con cosa? Con le idee? Col lume della ragione? Col sapere o la saggezza? Quando mai un cristiano ha delle idee? Quando mai un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, capace solo di dire o fai quello che voglio io o t'ammazzo come un cane, può disporre di un qualche lume della ragione o di un briciolo di saggezza? Il cristiano si identifica con le sue divinità, dal suo Dio al vice Dio alla torma di semidei chiamati santi, e non tollera chi tenta di esistere non solo con un credo diverso ma in armonia col mondo circostante. Deve costringerlo, inducendolo ad aderire al proprio modo di essere o ammazzarlo affinché non turbi la sua propria coscienza. Spade, cannoni, bombe atomiche, questo è il linguaggio più conosciuto ed amato dai cristiani, mai per legittima difesa. Qualche volta parlano di pace, ma solo quando gli equilibri socio-politico-economici non gli sono favorevoli nel controllo del loro gregge. Quando ogni movimento, ogni contraddizione, ogni cambiamento possono danneggiarli, allora vogliono la quiete, la stagnazione, come quella della loro energia. Ogni cristiano è democratico, anche se attualmente ci sono feroci dittature rette da cristiani, solo per paura di perdere ulteriori spazi di egemonizzazione sociale. Mentre parla di democrazia, egli tende ad imporre all'interno del tessuto sociale, specialmente ai non cristiani, il proprio modo di vivere, la propria morale,
definendo come morale la propria teocrazia. Sosteneva forse la democrazia ai tempi di Luigi XV? Sosteneva la democrazia e l'uguaglianza durante l'invasione colonialista dell'Africa, delle Americhe, o mentre otteneva le conversioni tagliando teste in Ungheria? I cristiani possono essere succubi o incubi. Devono strisciare costringendo qualcun altro a strisciare, a seconda della situazione gerarchica in cui sono inseriti, per poter, da un lato, produrre energia vitale stagnata e, dall'altro, costruirsi la certezza soggettiva della giustezza delle proprie azioni. Finché qualcuno li contesta, resta sempre il tarlo del dubbio. Una cosa i cristiani non potranno mai essere: esseri umani. Gli esseri, spacciatisi per dei creatori, iniziarono e svilupparono molte altre operazioni sul genere di quelle del Gesù, al fine di articolare il più possibile il controllo del proprio bestiame. Molti di questi progetti abortirono, altri furono assorbiti, altri ancora ebbero uno sviluppo notevole, come quello generatosi da Maometto e diffusasi nell'Africa e nel Nord Africa, con gli stessi metodi con i quali si diffuse il cristianesimo. Per questo motivo, la microentità, per portare a termine la propria missione, per la quale migliaia di specie viventi si sono modificate, assume il nome di anticristo. L'anticristo è una microentità organizzata e distaccata dall'entità informazione in questa parte dello spazio per portare a termine un lavoro specifico: riportare gli esseri autospacciatisi per Dio o dei creatori nell'ambito dell'entità, liberando la specie umana e la natura dall'intasamento dell'energia vitale stagnata. L'operazione dell'anticristo non inizia ora. Migliaia di esseri umani negli ultimi 5-6.000 anni sono stati perseguitati dai deisti perché lavoravano, più o meno consciamente, per preparare la rivincita. La tecnologia era un nemico degli dei. Essa era frutto della ragione, non della fede. Un nemico crudele, contro il quale gli adoratori di dei non avevano armi. La storia delle scoperte, la storia delle trasformazioni sociali, la storia specifica dei singoli popoli, la storia dei bisogni dei singoli e delle nazioni. I cambiamenti, tutti i cambiamenti, dall'avvento dell'illuminismo a quello della borghesia, alla trasformazione del proletariato, tutto fu risultato visibile dell'intrecciarsi e della trasformazione delle linee di tensione. Streghe e stregoni, uomini a caccia di sapere e conoscenza, donne impegnate a risolvere il quotidiano nei tormenti del comando sociale, esseri che alzavano il capo chiedendo giustizia in ogni situazione, contribuivano a far vibrare e sviluppare le linee di tensione che, percorrendo tutto il pianeta, attraversavano la specie umana, favorendone le trasformazioni. Streghe e stregoni, manipolando le linee di tensione, attraverso l'uso continuo nel quotidiano di erbe e sogni, dettero nuova linfa alla medicina, alla psicologia e ancora al liberalismo, al libertinismo. Gli alchimisti, attraverso la manipolazione quotidiana della materia, dettero vita alla chimica e alla scoperta delle leggi fisiche. Ancora vibrazioni e si sviluppò la coscienza proletaria. Io sono. Ancora un mutamento e fu il 1968. Ancora un mutamento e fu il 1982. Le condizioni attraverso le quali l'anticristo sviluppava il proprio progetto andavano via via maturando. Qualcuno cercava di cancellare il passato, il ricordo, come quando gli anatomisti erano costretti a disseppellire i cadaveri come briganti nei cimiteri per comprendere la forma umana. Si sminuisce l'importanza di tutti coloro che, mentre i cristiani alzavano i roghi e affinavano il potere coercitivo attraverso l'uso della galera, sfidavano il potere costituito in tutte le sue articolazioni. Era la linea di tensione, agente sul bisogno della coscienza e del sapere, che era stata fatta vibrare al fine di produrre un effetto valanga sull'intera gamma dei bisogni dell'intera specie umana. Per quanto feroce divenne la repressione dei cristiani, l'energia vitale era sempre più all'attenzione di un numero sempre maggiore di esseri umani. Milioni di mani, 10.000 cervelli, migliaia di scopritori, sempre la stessa forza.
Una cosa i cristiani, pur nel loro terrore di non riuscire mai a dominare completamente l'essere umano, non scoprirono mai: l'anticristo. Qualora ciò fosse avvenuto, l'avrebbero trasformato in una nuova immagine di un qualche loro Dio, eleggendo se stessi a portavoce e mettendo la specie umana in ginocchio. I loro profeti di morte intuirono la presenza di una forza misteriosa che prendeva forma e cresceva. Quella forma li terrorizzava. Erano e sono impauriti dalla crescente richiesta di libertà che sale dalla specie umana, la libertà per sciogliere le condizioni attraverso le quali tengono milioni di esseri umani in ginocchio. I loro profeti hanno chiamato l'imperiosa avanzata del bisogno di libertà la bestia. Un cristiano non ha ragione di essere senza bestiame umano da mettere in ginocchio, senza un gregge da condurre al macello. L'entità anticristo non agisce come i cristiani descrivono l'agire del proprio Dio, ma attraverso le linee di tensione, le sole in grado di armonizzare tutte le specie e tutti i viventi senza alterare l'equilibrio della vita all'interno della natura. L'entità anticristo non agisce come i cristiani descrivono l'agire del proprio spinge popoli e talenti lungo direttrici di sviluppo diverse da quelle imposte dalle armi dei preti dell'energia vitale stagnata. Li spinge alla scoperta dell'energia vitale, dei bisogni legati ad essa, del rapportarsi attraverso questa nel quotidiano. L'entità anticristo sa perfettamente come prima gli esseri umani avrebbero imparato a guardare e prima avrebbero imparato a vedere. L'entità anticristo sa perfettamente come sia necessario che i popoli abbiano la pancia piena, bisogni naturali soddisfatti, per prestare attenzione ai bisogni dell'intelletto. Agì sollecitando e dando energia a tutte le linee di tensione. Gli dèi in generale e il Dio dei cristiani in particolare ha bisogno di persone sofferenti, imploranti il loro aiuto. La nuova struttura industriale, venuta formandosi il secolo scorso, nata dalla borghesia, abbisognava di persone con la pancia sufficientemente piena, sia per farli lavorare che per smerciare loro i prodotti da essi stessi fabbricati. La borghesia faceva vivere i suoi schiavi un po' più a lungo che non il feudalesimo o il clericalismo. Se il clericalismo e il feudalesimo facevano morire gli esseri umani con la pancia vuota, la borghesia li faceva vivere un po' di più, agendo meno direttamente sull'energia vitale del singolo individuo. In compenso, avvelenavano l'acqua, l'aria, alteravano i bisogni degli schiavi in funzione del proprio bisogno di comando ed eliminavano ogni forma di vita ad essi non immediatamente utile. Il ciclo tendeva al completamento. Gli esseri spacciatisi per dei creatori volevano ridurre l'essere umano a bestia produttrice di energia vitale stagnante, greggi di pecore. Il nuovo sistema, nato con la borghesia, vuole ridurre gli esseri umani a semplici produttori e consumatori, carne da lavoro, se non addirittura poliziotti, guardiani ed educatori di produttori e consumatori, carne da macello. Il primo sistema esauriva l'essere umano agendo essenzialmente sulla struttura dell'energia vitale. Il secondo lo distrugge agendo essenzialmente sull'apparato fisico e sensorio. Era necessario sviluppare questa dualità. Entrambe le forme attraverso le quali la specie umana veniva costretta stavano diventando adulte. Sta arrivando il momento in cui non possono più crescere e rinnovarsi, iniziando per entrambe il processo degenerativo. L'entità anticristo può lavorare agendo sempre più direttamente sullo sviluppo degli esseri viventi all'interno della natura. O l'essere umano si riappropria della propria energia vitale, sviluppando il proprio corpo di sogno e rigenerando il rapporto col mondo circostante, modificando il proprio fare nel quotidiano della ragione, o l'intera specie umana comincia a declinare e scomparire, magari portandosi dietro buona parte della natura. Questo è un altro discorso. Se il mondo della natura dovesse venire distrutto ad opera dell'essere umano o gravemente danneggiato, per l'entità anticristo il compito si semplificherebbe. Quando gli esseri autospacciatisi per Dio creatore non vengono più riforniti di energia vitale stagnata dall'essere umano, diventano estremamente deboli
e l'entità anticristo può portare a termine i suoi scopi ricongiungendosi con l'entità. Gli esseri che avevano rinunciato a diventare entità possono ricongiungersi. Non ci sarebbe certo rimorsi per il fallimento della specie umana. Per l'entità sarebbe un grande rallentamento nel suo processo di sviluppo, anche se compensato dalla rimozione degli ostacoli. Inoltre, una grande delusione per i pianeti del Sistema Solare. Gli esseri umani devono liberarsi dalle catene energetiche ed entrare nel quarto livello di sviluppo della propria specie, continuando il cammino fino a diventare un tutt'uno con l'entità. Per questo motivo, streghe e stregoni, in questi due millenni hanno lavorato e spesso alimentato piccoli e grandi roghi. Streghe e stregoni, non i satanisti, la cui descrizione è tanto cara ai preti cristiani, che concentrano su di loro l'attenzione, sviandola dalle loro pratiche perverse. Questo è l'anticristo. Questo è il momento della specie umana. Riprendere ad accumulare energia vitale in movimento, mettere il mondo circostante nelle condizioni di cederne senza trasformarlo in un orrore sahariano. Sviluppare il dormire, il sognare, il doppio. Sviluppare il potere personale, trasferendolo nell'intera specie, facendo sì che questa sia composta da esseri doppi. Passare al quarto livello di sviluppo della specie umana, non più solo come individui, ma come specie. Non più come accidente, ma come scelta del volere. Non come momento subito, ma come momento voluto, come atto di volontà. E, attraverso questo fare, trascinare l'intera natura nello sviluppo della coscienza di sé lungo la strada del sé, trasformando la morte del corpo fisico in attività del corpo luminoso. Diventare parte dell'universo nel suo divenire. Essere universo. Oppure l'alternativa. Lasciarsi disperdere milioni di particelle di energia vitale senza coscienza, a disposizione di chi serve e ne saprà fare miglior uso. Anche questa è una soluzione. Bene, vi ho letto la prima parte del libro dell'Anticristo e questa è la descrizione dell'Anticristo. Questa è la descrizione dell'Anticristo, non le puttanate, le stupidaggini che vanno in giro ripetendo i cristiani. Questo deve essere chiaro. E i cristiani parlano del loro Dio, del loro profeta, come l'essere buono, come il pastore di gregge. Pertanto la descrizione dell'Anticristo è chi vuole liberare gli esseri umani dall'essere gregge. Ricordo che prendo telefonate solo verso la fine della trasmissione, solo gli ultimi 10 minuti, non prendo telefonate in questa trasmissione se non pochissime. Pertanto abbiate pazienza. Vi ho letto la concezione dell'universo che è la stregoneria. L'universo nasce da una coscienza e perde la coscienza. Nel momento stesso in cui l'universo diventa silenzioso, nasce la luce. E ogni essere, ogni trasformazione non è altro che aggregazione di coscienza e trasformazione della coscienza. Vi ho parlato del quarto livello, l'altro mondo, in divenire dell'essere umano. Vi ho parlato della coscienza di sé e la coscienza del sé, dove la coscienza di sé è l'essere in quel momento e la coscienza del sé è una sospensione in divenire nel momento successivo. Cioè c'è sempre la possibilità di aggiungere qualcosa alla propria coscienza, c'è sempre la possibilità di aggiungere qualcosa al proprio sapere, c'è sempre la possibilità di aggiungere qualcosa alla propria consapevolezza. Il sé, la sospensione, c'è sempre, a qualsiasi livello noi raggiungiamo. E la coscienza di sé coincide con la coscienza del sé quando diventiamo tutt'uno con l'universo. E questo vale per tutti gli esseri, vale per gli esseri umani, vale per qualsiasi essere della natura, dal virus, dall'essere verme, dal falco, dall'aquila, all'albero, alla quercia, al tiglio, al filo d'erba, qualsiasi essere della natura, alla spugna di mare, qualsiasi essere è una coscienza di sé il cui compito è quello di tentare di diventare terra, è quello di tentare di sviluppare se stessa. Chiaramente ogni specie nel corso del proprio divenire aggiunge qualcosa generazione dopo generazione. In pratica ogni specie ad ogni generazione cerca di favorire la generazione successiva per costruire delle condizioni migliori in cui sviluppare se stessa. Questo è il senso vero dell'evoluzione.
Vi ho parlato di che cos'è il bene e il male. Il bene e il male coincidono sempre in riferimento a ciò che mettiamo a priori. Se a priori io ho un Dio creatore, il bene e il male sono riferiti alla parola divina, alla parola del Dio creatore. Dunque, sarà bene ciò che il Dio creatore vuole e male ciò che va contro il Dio creatore. Ma se io sposto i termini, se io dico che il mondo attuale va a costruire la coscienza universale, è il suo compito attraverso le sue trasformazioni, quello di andare a costruire la coscienza universale, allora è bene ciò che favorisce il mio sviluppo, ciò che favorisce lo sviluppo delle coscienze per andare a costruire la coscienza universale, ed è male tutto ciò che tende a bloccare lo sviluppo delle coscienze. Ed ecco perché il Gesù di Nazaret, il Dio che vuole mettere in ginocchio le persone, quello che dice fai quello che voglio io, ti ammazzo, nel paganesimo e nella stregoneria assumono la posizione del male, rappresentano il male, rappresentano la perversione. Vi ho parlato delle linee di tensione. Le linee di tensione ho già spiegato una volta, cioè io questo libro qua l'ho scritto 12 anni fa circa, specialmente questa prima parte che vi sto leggendo, prima, seconda e forse anche la terza parte. E avevo un concetto, cioè avevo uno sviluppo della mia percezione e avevo costruito dei concetti in base a quel sviluppo della percezione. Dopodiché la percezione si è sviluppata ulteriormente, per cui ha aggiunto delle altre cose. Bene, quando io ho scritto questo libro, le linee di tensione erano delle linee che legavano gli esseri, che legavano ogni esistente. Vediamo un attimo la telefonata, anche se è un po' presto. Pronto? È caduta la linea. E la mia visione delle linee di tensione era questa. In realtà quello che ho scoperto dopo, ho scoperto che le linee di tensione sono coscienti di se stesse. Vediamo un attimo. Pronto? Sono coscienti di se stesse, hanno una loro consapevolezza, sanno dove andare, sanno andare dove c'è del similitudine, ci sono le cose che piacciono a loro, per cui sono consapevoli e per questo ho scoperto le divinità del paganesimo, cioè è questo che mi ha portato il paganesimo. Infatti, voi, tutto il libro dell'Anticristo, non troverete mai l'accenno alle divinità pagane, troverete l'accenno alla coscienza della terra, del sole, dell'entità. Ma non trovate un nome specifico, trovate il riconoscimento della coscienza della Terra, la coscienza del Sole, la coscienza dei pianeti, ma non trovate le divinità pagane, non trovate riferimenti al paganesimo. E sarà una mia scoperta successiva questo. Bene, detto questo, presentatovi la prima parte che è il Vangelo dell'Anticristo. Perché il Vangelo dell'Anticristo? Perché questi principi che vi ho elencato, anche se si possono descrivere in maniera diversa, sono principi assoluti, cioè non si può andare fuori da questi principi salvo che distruggere il paganesimo e la stregoneria. Non si può andare fuori, si possono descrivere in maniera diversa, si può descrivere tutto quello che si vuole in modo diverso, ma non si può negare la sostanza del principio espresso. Se si nega la sostanza del principio espresso, si va fuori da quello che è la stregoneria, da quello che è la concezione della stregoneria e la concezione del paganesimo. Bene, nella seconda parte, che comincerò dalla prossima volta, sempre giovedì alle ore 19, salvo qualche minuto da dare a Mario, vi parlerò della via umana per diventare eterni, cioè il progetto dell'Anticristo, il mondo circostante visto dal punto di vista dell'Anticristo, che cos'è la verità, il potere di essere e il potere di avere, l'oggettività e la soggettività, il superio e l'io psichistico, lo psichista e il superio e il mondo. Che cos'è uno psichista, per esempio? Uno psichista è una persona che applica nella quotidianità, nel mondo di tutti i giorni, uno degli elementi del crogiolo. Io vi ho parlato del crogiolo dello stregone, ho ancora da mettere l'ultimo elemento dentro. Ebbene, una persona che per vivere pratica il crogiolo, uno degli elementi del crogiolo dello stregone è uno psichista, cioè è uno che cerca di sviluppare se stesso, va a caccia di energia vitale. Esattamente come un pagano è tale nella misura in cui percepisce una parte, un aspetto o qualche aspetto del circostante, del mondo circostante, come un divino con cui relazionarsi. Questo è un pagano. Dopo distinguiamo i vari paganesimi, distinguiamo le varie cose. Però il pagano è quello che riconosce che una parte del circostante ha un aspetto divino, ha una coscienza di sé e cerca di svilupparsi.
e con quella parte tenta di entrare in relazione attraverso dei riti, attraverso la propria attenzione, eccetera. Questo è un pagano. Non è detto che un pagano deve accettare tutti i paganesimi possibili e immaginabili. Ogni paganesimo è diverso l'uno dall'altro, così ogni psichista è diverso uno dall'altro. È solo l'apprendista stregone che cerca di praticare tutti gli elementi del crogiolo e vivere la complessività dell'esistenza. Molto bene. Io a questo punto ho finito, posso anche ricevere telefonate. Ricordo che Radio Gamma trasmette su 94 FM e il numero di telefono è 049 700 700. Un messaggio per quelle persone che mi hanno richiesto i libri o i libri dell'Anticristo. Chi mi ha richiesto che i libri vengono lasciati a Radio Gamma, i libri sono stati lasciati a Radio Gamma. Chi mi ha richiesto per lettera che gli inviassi il libro dell'Anticristo, io nel più breve tempo possibile glielo mando. Sono riuscito a stamparne due con grande fatica ieri sera e vedo nel giro di un paio di giorni di spedirli. La persona che mi ha richiesto di portarglielo, invece deve avere un po' più di pazienza, perché Francesco oggi per questioni di lavoro non è potuto venire e devo darlo a Francesco che glielo porti, perché è abbastanza vicino alla sua zona. Per cui abbia pazienza un'altra settimana, la prossima lo darò a Francesco. Benissimo. Io a questo punto avrei finito la carrellata sul libro dell'Anticristo e vorrei continuare la seconda parte la prossima volta. Vediamo un attimo. Dopo il titolo del libro dell'Anticristo c'è una sottopagina. Cioè, cos'è una sottopagina? È un motto dal quale prende avvio tutto il libro dell'Anticristo. Vediamo una telefonata un attimo. È un motto da cui prende il via tutto il libro dell'Anticristo. E il motto dice questo: non esiste nessuna via alla conoscenza e alla consapevolezza che necessiti di individui tenuti in stato di schiavitù o di servaggio. Cioè, non esiste nessuna via alla conoscenza, nessuna via magica che passa attraverso il servire qualcuno o l'essere serviti da qualcuno. L'obbedienza a qualcuno o farsi obbedire da qualcuno. Non esiste nessuna via alla conoscenza e alla consapevolezza in cui gli individui vengano appropriati, siano sottomessi. Questa frase l'ho scritta io, però l'ho scritta in uno stato talmente alterato della percezione in cui non ero più io, cioè l'ho scoperta dopo di averla scritta e ho scoperto dopo il senso di questa frase. E infatti l'ho firmata, l'ho messa sotto firma dell'Anticristo, perché è un principio assoluto. Non esiste nessuna uscita da questo principio. Se qualcuno vi dice, segui quello che ti dico io, che io ti insegno la religione, ti insegno la verità, ti insegno la magia, non fatelo. Cioè, già c'è inganno. Cioè, io vi dico, da quello che vi dico io, prendete quello che vi interessa, il resto buttatelo. Però se qualcuno vi dice segui me e io ti porto e sarai salvo, se volete usare anche questo termine, è un imbroglio. Questo è un principio assoluto, perché la conoscenza, la consapevolezza, qualsiasi via alla magia non si possono comprare, si possono prendere, possono essere offerte, magari uno non si accorge dell'offerta e la butta via, però non si possono comprare, non hanno dei segreti. I segreti sono dati dalla nostra incapacità di leggere il mondo che ci circonda. Però noi crescendo, costruendoci la nostra libertà, aumentiamo la nostra capacità di leggere il mondo che ci circonda. Pertanto possiamo trovare qualcuno che ci dia una mano a camminare verso il mondo che ci circonda, ma non possiamo trovare nessuno che ci venda la possibilità di andare a trovare il mondo che ci circonda. Questo deve essere chiaro. Ok, nelle altre parti del libro dell'Anticristo sono la fondazione della libertà, che contiene che cos'è la conoscenza, un aspetto, dialettica e divenire, tentativo di definire la teoria della dipendenza, l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive, un trattato sull'attenzione,
è un ABC dell'applicazione dell'attenzione ai sensi. A proposito dei sentimenti, riflessioni di un psichista sul sistema sociale umano. E la quarta parte è l'anticristo e il mondo circostante, e contiene l'energia vitale e la materia, ereditarietà, rinascita e coscienza della specie, una domanda per gli psichisti, cristiani e psichisti attraverso una riflessione, discorso e considerazione su alcuni aspetti della percezione, sole e pianeti come esseri viventi, nascita e conoscenza di essere slegati dalla vita animale e vegetale, sul concetto di vittoria e di sconfitta, riferito alla via per lo sviluppo della coscienza di sé. E questa è la quarta parte, intitolata L'Anticristo e il mondo circostante. La quinta parte tratta della menzogna cristiana sulla realtà di Dio ed è una disquisizione, un'analisi se vogliamo, che parte dall'analisi dei principi kantiani presi dalla critica alla ragion pura. In pratica Kant, nella critica alla ragion pura, critica le prove sull'esistenza di Dio. Bene, da questa critica aggiungiamo un'altra critica in cui critichiamo Kant e la sua critica. In pratica Kant accetta, alla fine della sua disquisizione e del suo discorso, accetta il concetto dell'esistenza di Dio, in quanto egli afferma: è vero, non esiste nessuna prova che Dio esiste, però dal momento che io voglio credere che Dio esista, Dio esiste. Alla fine arriva a fare questa disquisizione folle, folle, veramente. Pronto? Tony. Ciao. Ciao, come stai? Bene, dimmi tutto. Niente, volevo sapere, anche secondo me Dio esiste. Sì? Salve, arrivederci. Arrivederci. Se secondo Tony Dio esiste, è un problema di Tony. Cioè Tony dice: per me Dio esiste e io adoro Dio e adoro il Gesù di Nazaret. Benissimo, è un problema suo. E dove cambia il problema? Cambia quando la morale del Gesù di Nazaret, quando la morale di chi dice o fai quello che voglio io o ti ammazzo, viene estesa all'intero tessuto sociale. Cioè finché la religione diventa un fatto proprio, una propria scelta, chiunque ha diritto di praticare qualsiasi cosa. Quando invece si impone agli altri con la forza della violenza, cioè un Dio che viene imposto con la forza della violenza, allora i termini della discussione cambiano. Pertanto, se io posso dire: vabbè, se tu credi in Dio sono affari tuoi, mi va benissimo, cioè sono affari tuoi. Se invece l'estensione del Dio diventa un atto militare, un atto di imposizione sociale, un atto di potere col quale mettere in ginocchio le persone, allora a quel gioco io non ci sto. E allora quel gioco va combattuto, e va combattuto come una battaglia per la libertà, una battaglia per la verità. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Bretoni. Dimmi. Purtroppo io non credo nella Chiesa. Arrivederci. Allora, Tony ci dice che lui non crede nella Chiesa. Benissimo, fa un discorso alla kantiana. Dice: io credo. Beh, Kant in effetti credeva anche nella Chiesa. Però fa un discorso e dice: vabbè, io non credo nella Chiesa, però credo in Dio. Beh, io se fossi lui farei una piccola ricerca. Comunque, per carità, il problema è suo e io rispetto chiunque, insomma. Ciò che non rispetto è l'imposizione. Vediamo un attimo. Pronto? Salve. Dimmi. Ha mai sentito parlare di poteri interiori? Sì. Tipo, diciamo, in India, i santoni, questo e quello? In parte sì. Lei ci crede? Sì o no? E a Sai Baba ci crede? No. Come mai? Perché devo credere in Sai Baba? Hanno detto che ha fatto prodigi, roba così. Ma io, a me i prodigi non mi interessano. Cioè, i prodigi non sono in grado di determinare quello che faccio io. Esistono 50 milioni di trucchi? No, il discorso era che in molte religioni c'è il pro e il contro, no, diciamo. Io avendole studiate tutte quante, ci ho trovato delle verità e delle falsità, capito come? La capisco. La capisco. Sì, ho capito. Ho guardato le religioni indù, quella cristiana, quella, diciamo, scientista, tutte quante, più o meno. E ho letto molti libri anche delle edizioni mediterranee, sì, da psico cinesi, tutto, sì, quanto. Lei ci crede?
No, cioè, ci sono delle possibilità per farlo, però è talmente assurda, cioè, talmente tanta energia richiede che non ha senso. Cioè, se la specie umana avesse trovato nella psicocinesi o in altre forme una cosa utile per la propria vita, l'avrebbe sviluppato come ha sviluppato le braccia, le gambe, la lingua. Ho capito. Sì, diciamo, la psicocinesi poi c'è anche con l'impensiero, io posso maledire o fare qualcosa di positivo, legge grave. Sì, ma è molto relativo, nel senso che qualsiasi scudo uno alza lo può bloccare, per cui è irrilevante. Cioè, se qualcuno vuole farti del male a te, no? Col pensiero, con le maledizioni, con i malocchi, con qualsiasi atto di magia... No, io non dico con l'atto di magia, col pensiero... Sì, stesso. Beh, il pensiero è un atto di magia, se vuoi, però nello stesso tempo che tu alzi uno scudo e lo blocchi, qualsiasi potenza abbia quest'altro. Ho capito. Nella misura in cui ne vieni cosciente, lo blocchi, non c'è... Figurati cosa sarebbe successo nella storia dell'umanità se questo fosse possibile. Ho capito. Comunque lei è astratto, crede solo alla scienza e basta. No, no, non è vero. Io credo all'energia vitale, credo al corpo luminoso, credo alla volontà e alla determinazione dell'individuo, credo alla libertà. Ma è una religione il corpo luminoso? Cosa? È una religione o è un caso di testa? No, è una cosa di cui prendo atto che esiste e che devo praticare certe cose per svilupparlo maggiormente. Ad esempio, lei ha mai fatto della concentrazione, non ha mai sentito la sua energia del corporeo a svilupparsi? Certo, l'ho fatto. Ma è mai andato su una montagna, Io pratico sognare, normalmente, viaggio nel sogno. È si molto può sognare normalmente. Con l'LSD? Con l'LSD no, si può quando uno va in concentrazione, va in alterazione di percezione, produce delle sostanze marijuana simili, LSD simili, cioè il corpo è in grado di farlo. Per cui tutte le alterazioni che abbiamo della percezione così immediata è prodotto da questo, anche dalle endorfine, per esempio. Sa cosa dico? Sì? Dico sempre, poveri uomini. Vabbè. Sempre poveri uomini, perché ormai sono assuefatto da tutto. Va bene. Vorrei dire che sono io a diventare... Quello che vuole, per me va benissimo. Prego, buona serata. Pardon. Prego, arrivederci. Pronto? Sono Luisa e io soffro purtroppo di una profonda depressione perché non credo a nulla. Ciao. Come spieghi questo? A mio avviso non è che uno soffre della depressione perché non crede a nulla, uno soffre della depressione perché è depresso. Che poi non abbia qualcosa su cui lavorare, su cui elaborare, per cui far fronte alla depressione, questo è un altro discorso. Ma la depressione è indipendente dal credere o non credere. Vediamo un attimo. Pronto? Cioè, non è che uno soffre della depressione perché non crede a nulla. Vorrei essere chiaro questo. Uno soffre della depressione perché ha trovato una serie di cause che non lo hanno buttato giù. Questa è la mia opinione, non perché non credo. Cioè, uno che crede in Dio non è mica che sia pimpante, eh. Basta andare negli ospizi per vedere come è ridotta la gente che crede in Dio. Non c'è problema, basta vedere un prete vecchio per vedere com'è la gente che crede in Dio. Cioè, magari qualche prete anche che sì, dice di credersi in Dio, ma in realtà ha sviluppato qualcos'altro. Io ho conosciuto un prete che sviluppava a sognare, cioè, per cui insomma era un po' tutto da ridere. E quanti preti credono effettivamente in Dio? Spesso per il prete la chiesa è solo una questione di potere, una questione di dominio sui suoi parrocchiani, sulle persone che ha sotto, non è nient'altro, insomma. Dopodiché millanta la sua conoscenza con Dio per fare altre cose, insomma, per costruire ulteriormente questo potere. Il problema è che non dobbiamo credere che queste capacità che abbiamo siano qualcosa di dell'altro mondo, siano qualcosa che viene giù dal cielo, è qualcosa che ci appartiene e che attraverso la nostra volontà e le nostre determinazioni sviluppiamo, ma non sono un qualcosa di trascendentale, non è un dono divino, non è il risorgi Lazzaro, il fermati vento, è una capacità dell'individuo di estendere, espandere se stesso, espanderlo nella percezione, espanderlo nel comprendere il mondo. Cioè, esistono per esempio delle capacità notevoli nel capire le varie sfaccettature della vita. A volte magari le sfaccettature della vita non riusciamo a comprenderle tutte, ne comprendiamo pochissime, molte ci sfuggono. E anche questa è magia. Cioè, la magia non è soltanto il fatto di spostare la telecinesi che sposta gli oggetti,
chi usa quello si esaurisce immediatamente, c'è la possibilità sì di farlo, ma richiede una tale forza, un tale potere per fare una cosa del genere che il 90,999.999 delle volte sono solo dei trucchi di bassa tacca, insomma, sono solo delle truffe. Benissimo, io ho finito, sto vedendo i ragazzi che si stanno preparando per arrivare, in questo momento sono qui fuori dalla porta, mando in onda la sigla della trasmissione e a risentirci per la volta prossima. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda alle ore 15 per parlare, la prossima volta parleremo dei filosofi del XVI secolo e poi va in onda dalle 17 alle 20 col libro dell'Anticristo. Ciao a tutti, arrivederci e buona serata.